Più facile del previsto, chi l'avrebbe mai detto? Il Pescara passeggia sui resti di una squadra che resiste soltanto 40 minuti. Questione di stimoli sì, ma grandi meriti vanno ascritti all'11 biancazzurro che si regala e regala ai circa 200 supporters al seguito una giornata da incorniciare. Iaconi, allora, risultato debordante, gara non facile, però questa volta avete davvero esagerato. Beh sì, nel punteggio è stato, direi che è andato tutto bene a noi. È tutto male ai nostri avversari. La partita era abbastanza equilibrata nel primo tempo ed è stata, diciamo, rotta dalla nostra concretezza. La partita serve soprattutto al Pescara, che vuole la B senza aspettare i tempi supplementari, subito l'11 maggio. Schieramento leggermente diverso nell'impostazione rispetto a quello di Sassari, ma la sostanza non muta. Approccio autoritario, squadra corta, aggressiva e che soprattutto riesce a leggere tutte le fasi del match con la dovuta acutezza. La difesa trae giovamento dal rientro di Sbrizzo. In mediana un'altra prestazione esemplare del tandem Perra Minopoli e poi il solito Cecchini, questa volta grande ispiratore della manovra biancazzurra. Ma l'uomo nuovo diventa Biancone, la carta giocata a sorpresa da Iaconi che spiazza tutti. L'attaccante inizialmente schierato a sinistra in luogo di Giampaolo assurge al ruolo di protagonista. Due gol, lo zampino nel primo ed una prova senza dubbio importante. Per contro un Taranto tutt'altro che imbelle e remissivo. La squadra di Brini parte infatti con l'intento di vincere. Triuzzi semina lo scompiglio sulla sinistra, assist per Passiatore, semplicemente strepitoso Santarelli. Siamo al 17esimo, due minuti più tardi il vantaggio biancazzurro, a dire il vero piuttosto casuale, tiro di Biancone, deviazione di Filippi, di Bitonto spiazzato, 0-1. Partita vera, reazione immediata, contropiede Triuzzi Passiatore, Rossi capisce tutto ma rischia un clamoroso autogol. Stessa opportunità ma a ruoli invertiti alla 27esimo, impreciso in questa circostanza il suggerimento di Cecchini per Biancone che al 34esimo si rende protagonista di questo solo destro potente sventato dall'estremo ionico. Gara sempre in bilico, 38esimo, millimetrico lancio di Triuzzi, Petrachi sfugge a Micolucci, il tracciante molto bello ma termina seppur di poco al lato. Il Taranto insiste, 40esimo, calcio franco dalla distanza di Cappioli, Santarelli vede il pallone all'ultimo momento e si rifugia in angolo. Un minuto più tardi il raddoppio letale per i padroni di casa, a propiziarlo Cecchini, palla con il contagiri per il taglio di Apa, controllo e gran sinistro che fredda per la seconda volta di Bitonto. Pescara spietato ma anche incline al gioco, palla a terra, i rossoblù procedono invece a sprazzi, potrebbero a dire il vero riaprire il match a fine primo tempo con Triuzzi che riscuote applausi e nulla più. La partita termina praticamente qui, il Taranto non dà segni di vita ma Biancone ispirato da Cecchini non ne approfitta. Tra i rossoblù di casa l'ultimo ad arrendersi è Triuzzi, troppo poco, l'11 di Iaconi intuisce il momento giusto per finire l'avversario. 11esimo, servizio delizioso di Palladini per Biancone che elude di Bitonto e firma il 3-0. Il Taranto crolla sotto i colpi di un Pescara super e di una pesante contestazione. Al 21esimo il quarto gol, angolo di Cecchini, testa di Palladini, palo e tapin vincente dello stesso Biancone. Quindi tanta accademia e soprattutto un grandissimo intervento di Santarelli su questa conclusione ravvicinata del neoentrato Del Guori. Al resto ci pensa il Teramo che travolge l'Avellino vergando un'altra pagina entusiasmante di un campionato dall'epilogo sempre più incerto. Thank you.